Mister Krupi, allora, una partita iniziata bene, poi la sfortuna, il nervosismo vi ha fatto rimanere in 10 e da lì mi sembra che la condotta di gioco sia stata obbligata. Purtroppo sì, oggi i ragazzi hanno gettato il cuore oltre l'ostacolo, fino a quando siamo stati 11 contro 11 abbiamo tenuto testa a un buon Locri e poi l'inferiorità numerica ci ha fatto arretrare molto e quindi ne è scaturita una partita molto difensiva da parte nostra e comunque onore a Locri che ha vinto la partita. Purtroppo il calcio è fatto di episodi, ormai la partita andava, pensiamo alla prossima. Mister, dopo un inizio brillantissimo per la sua squadra, purtroppo per voi state attraversando un periodo abbastanza negativo. Qual è la vera dimensione della Reggio Mediterranea? Quello delle prime quattro partite o quella delle ultime quattro partite? Non è né quella delle prime né quella delle ultime, è una via di mezzo. Purtroppo quando a noi mancano certe pedine fondamentali non possiamo produrre il gioco che facciamo. Infatti per la cronaca oggi avevate sia Candido che Mallamacci infortunati e Zappio squalificato, giusto? Sì, purtroppo sì, comunque non fa niente, abbiamo onorato bene la maglia, abbiamo giocato bene, ripeto, 11 contro 11 abbiamo tenuto testa a un buon Locri e in ogni caso prendiamo quello che ci devono da questa prestazione e continuiamo a lavorare. Ferraro, allora iniziamo dalla fine che forse è la cosa più importante. I tre punti sono stati portati a casa, però forse la squadra poteva e doveva muoversi meglio. Abbiamo visto un po' lenta in alcuni casi, un po' macchinosa. Sì, io ritengo che però che dominare il gioco in un campo come il nostro, seppur in superiorità numerica, e farlo con velocità, credo che bisogna andare in altre categorie. Io penso che bisogna notare una squadra che ha cercato, anche in 11 contro 11, non è mai partita con un rilancio lungo del portiere, ma ha sempre giocato da dietro, ha cercato di giocare prevalentemente con palla a terra. Abbiamo incontrato una buona squadra che poi anche in inferiorità numerica comunque si sono messe due linee di quattro e non era per nulla facile, ben organizzate. Ripeto, se a questo riesce a mettersi, concordo sul fatto della lentezza, però ripeto, credo che se chiediamo qualità, efficacia e anche velocità non è da questa categoria, per cui prendiamoci buono quello che è stato e che comunque la squadra ha voluto questa vittoria, l'ha anche meritata, contro un buon avversario che è rimasto in 10, bisogna riconoscerlo. Però diciamo pure che, guardi, spesso sento tante lamentele, assenze, mancanze. Per noi è un momento particolare, ma ritengo che alcune cose debbano rimanere all'interno del nostro spogliatoio e della nostra società. Voglio fare un plauso a Viscomi per aver disputato. Chiaramente, probabilmente non siamo stati molto impegnati in fase difensiva, però ritengo che abbia comunque guidato bene un reparto con personalità e intelligenza tattica. Abbiamo fatto, secondo me, quello che dobbiamo fare qui sul nostro campo, perché obiettivamente noi fuori spesso giochiamo anche meglio, perché comunque ci sono dei tempi diversi su terreni di gioco migliori, per cui ritengo sia difficile per tutti. Buona partita contro una buona squadra, per noi era importante vincere, anche perché dobbiamo superare un momento che secondo me abbiamo qualche difficoltà e dobbiamo cercare intanto di proseguire in un cammino cercando di far sì che non c'erano intoppi come quella della scorsa settimana. E l'intoppo non è mai la vittoria o la sconfitta in sé per sé, perché secondo me vanno analizzate sempre le vittorie e le sconfitte, e che non ci sta avere un blackout dove una squadra che subisce, seppur in condizioni diverse, due reti in sei gare poi non ne può subire quattro in meno di 30 minuti, lì vuol dire che qualcosa è saltato, noi sappiamo cosa, e quindi era importante quando si cade a terra rialzarsi, e penso che noi oggi l'abbiamo fatto.